conferenza stampa con Domenico Di Cecco, uno dei veterani di casa Audace Cerignola, centrocampista, in occasione dell'ultimo match anche capitano della squadra, la seconda stagione qui a Cerignola in vista di un importante match, il derby contro il Taranto. Ma prima di affrontare i temi riguardanti il prossimo avversario, ci soffermiamo un attimino su quella che è stata l'ultima domenica. Peccato non averla chiusa con una vittoria dopo la rimonta, un'ingenuità che purtroppo è costata a caro prezzo. Peccato sì, per come si era messa la partita, soprattutto per come l'avevamo ribaltata, perché non era facile. Comunque il Gravina era venuto qui per prendersi il punto, si è chiusa dietro, soprattutto dopo che hanno fatto gol, e invece eravamo stati bravi perché era difficilissima. Peccato perché abbiamo fatto una serie di ingenuità e alla fine abbiamo pagato il conto. Tuttavia, quinto risultato utile consecutivo per l'Audace Cerignola, 4 vittorie, un pareggio da quando c'è mister Vincenzo Feola in panchina. Segnali positivi ne sono arrivati in queste domeniche, peccato per qualche punto perso in avvio di campionato. Sì, è chiaro che da quando è arrivato il mister a questa squadra non gli si può dire niente, perché domenica abbiamo pareggiato al 96esimo, prima l'avevi vinte tutte, quindi dobbiamo continuare così, non è che dobbiamo ripartire, dobbiamo continuare, perché alla fine la squadra ha fatto sempre quello che doveva fare, quindi bisogna prendere lo spirito, quello che ci abbiamo messo in campo, abbiamo dato tutto, quindi dobbiamo proseguire il nostro percorso. È chiaro che domenica sarà una partita particolare, però noi siamo pronti. Taranto ricorda cose belle e cose brutte, e sappiamo tutti il perché. Che sfida sarà quella di domenica allo Iacovone contro un Taranto che attraversa un momento difficile, 3 sconfitte consecutive e in una situazione non facile da gestire. Sì, è chiaro che noi non dobbiamo pensare al Taranto che viene da 3 sconfitte consecutive, perché comunque è una grande squadra e vorrà sicuramente rifarsi, quindi dobbiamo essere pronti a una sfida che sarà dura, perché loro comunque sono una grande squadra nonostante il periodo che stanno attraversando. Dobbiamo essere bravi noi a andare lì con la testa giusta, ad approcciare la gara in modo giusto, perché sappiamo che se partiamo bene poi per loro sarà ancora più dura. Giochiamo in uno stadio comunque che probabilmente non sarà tutto dalla loro parte, quindi dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno e a capitalizzare quello che creiamo in mezzo al campo. E ad evitare insomma quello che è accaduto domenica, e molti scrivevano proprio questo, gestire meglio magari i minuti finali. Sì, vabbè, è chiaro che stiamo parlando di 30 secondi, perché 30 secondi che teniamo palla, la partita era finita, quindi dobbiamo essere più intelligenti, più cinici, più cattivi quando ti capitano queste situazioni. È chiaro che avevamo la palla noi e la dovevamo tenere fino alla fine, invece non è stato così, però oramai dobbiamo mettere da parte e pensare alla prossima. La vetta si è allontanata, ora che si fa? Si fa, dobbiamo riaccorciarla, siamo stati bravi nelle ultime 5 da quando è arrivato il mister a recuperare abbastanza punti, quindi io metterei la firma a fare sempre 13 punti ogni 5 partite, quindi dobbiamo essere bravi a non buttarci giù, ma a continuare a allenarci come stiamo facendo e a continuare il nostro percorso, perché da come la vedo io non è ancora finita, anzi è ancora lunga, quindi dobbiamo continuare, non mollare, ma dare sempre di più. Grazie a Domenico Di Cecco.